Altra casa colpita questa notte, anzi questa mattina alle 6, era disabitata, però come vedete, insomma, i danni ci sono, è tutto distrutto. Questo fa abbastanza capire come al mattino uno si svegli e scopra tutta una serie di eventi avvenuti nella notte, dove poi effettivamente i punti che sono stati colpiti e i danni si possono verificare solo andando sul posto. Camminando per la stessa via abbiamo visto un'altra casa colpita, precisamente il garage. Il cancello era semiaperto, quindi siamo entrati, ma abbiamo visto sul pavimento del sangue e quindi abbiamo pensato che qualcuno fosse rimasto ferito. Abbiamo guardato un po' intorno e a un certo punto è uscita una signora che è stata splendida, ci ha raccontato l'accaduto, ci ha fatto entrare in casa. È veramente qualcosa di struggente. Perché voi italiani non ci difendete? Perché non fate niente per fermare questa cosa? Per quanto può continuare? Qua la gente muore tutti i giorni, perché nessuno fa niente per impedirlo? Questi sono ciechi, questi sono della Cecoslovacchia, questo è il risultato del loro aiuto. Quanti russi sono morti in guerra per difendere la Repubblica Ceca? E adesso, proprio da parte loro, ci arriva questo. Quanti russi sono morti per difenderli dal fascismo? E che cos'è questo? Niente, una sciocchezza, vero? Il primo razzo è stato lanciato il 12 di dicembre ed è arrivato qui, creando grandissimi danni. Il razzo si trova ancora sommerso in mezzo alle macerie e la signora ci chiama e ce lo mostra, ce lo fa vedere. Non avevano ancora fatto in tempo a mettere a posto i danni fatti dal precedente attacco, che ecco, arrivare il secondo, proprio questa mattina, alle 6. Il cane era sdraiato di fronte alla porta ed è stato colpito alla zampa in due punti, sono entrate le schegge. Poi ha avuto un attacco di cuore per lo spavento e in questo momento è dal veterinario. Ancora si vedono le tracce di sangue a terra. Qui c'è anche una bellissima gattina bianca, si chiama Lida. Dopo il primo attacco è sparita per un giorno intero e non si riusciva più a trovarla, probabilmente si era nascosta. Ma oggi la rivediamo qui, mentre la signora ci accompagna in giardino a vedere il punto in cui è atterrato il secondo razzo. Ci mostra la traiettoria e dice di non sapere esattamente dove sia questo razzo, perché in quel momento non era presente e quando è arrivata si è subito precipitata nella cura del cane. L'attacco del 12 dicembre ha generato dei buchi nel tetto e nel soffitto, di conseguenza adesso piove in casa, la signora dice, per fortuna, che oggi non piove, ci sono i catini per terra per raccogliere l'acqua. Ci dice che in casa gocciola da tutte le parti, manca la luce e anche il frigorifero è bucato. Questa mattina io ero da mia figlia, non ero in casa, qui c'era solo mio marito e quando sono arrivata ho trovato tutti i vicini che stavano cercando di dare una mano. Mia figlia è un medico. Signora, di chi è la responsabilità di tutto questo, secondo lei? In che senso responsabilità? Io non capisco perché colpiscano le aree dove ci sono solo civili. Qui attorno vivono solo vecchietti. Io conosco tutti qui in giro. Ormai qui non sono rimasti più nemmeno i giovani, perché se ne sono andati. Non riesco a comprendere perché si ostinino a sparare su questa zona. Perché lo fate? Come potete sparare contro il vostro popolo? Cosa ne pensa del supporto dell'Occidente verso quello che sta succedendo qui, la guerra? Beh, certamente lo vedo negativamente. Avete visto quello che ci ha mandato la Repubblica Ceca? Così, questo come un regalo. A chi? Perché? Di questa guerra ci sto capendo poco e niente. Il figlio di 41 anni della mia amica è morto. Era seduto in cucina. E una bomba
ha sfondato il soffitto. Quando è successo? È accaduto 3 mesi fa. Quanti bambini continuano a morire? L'Occidente dovrebbe pensare a calmare questa situazione. Bisognerebbe cercare di mettersi d'accordo. La popolazione che colpa ne ha di tutto questo? Zelensky ha recentemente affermato che molti gli hanno chiesto di trattare con la Russia, ma lui ha risposto di non vederne la ragione, perché vorrebbe tornare ai confini prima del 2014. Lei vorrebbe tornare a vivere in questa Ucraina? No. Io non vorrei mai tornare a vivere in quell'Ucraina che uccide noi e i nostri figli. E molti, molti non lo vogliono. Avrebbero potuto risolvere questa cosa ascoltando le richieste della gente. Zelensky, appena diventato presidente, avrebbe dovuto venire qui e parlare con le persone. Ma quando Zelensky e le persone a lui vicine dicono che sono intenzionate ad uccidere tutta la popolazione di Donetsk, perché mai dovremmo tornare? Crede che la mia amica vorrebbe tornare a vivere in Ucraina dopo che ha perso il suo unico figlio? Vuole dire qualcosa agli italiani? Che la smettano di mandare armi. Tutto questo è spaventoso. Molto.